Paola Garrelli, anni 28. Mimma, cara, la tua mamma se ne va pensandoti e amandoti, mia creatura adorata. Sii buona e obbedisci sempre agli zii che t'allevano. Amali come fossi io. Io sono tranquilla. Tu devi dire a tutti i nostri cari parenti, nonna e gli altri, che mi perdonino per il dolore che do loro. Non devi piangere, né vergognarti per me. Quando sarai grande capirai meglio. Ti chiedo una cosa sola, studia. Io ti proteggerò dal cielo. La tua mamma. Aldo May, 32 anni, sacerdote, 4 agosto 1944. Babbo e mamma, state tranquilli, sono sereno. In coscienza non ho commesso delitti, solamente ho amato, come mi è stato possibile. Muoio travolto dalla tenebrosa bufera dell'odio, io, che non ho voluto vivere che per l'amore. Muoio pregando per coloro stessi che mi uccidono. Paolo Braccini. Gianna, figlia mia adorata, è la prima e ultima lettera che ti scrivo. E scrivo a te per prima in queste ultime ore, perché so che seguiterò a vivere in te. Sarò fucilato all'alba per un ideale, per una fede che tu, figlia mia, un giorno capirai appieno. Cocca mia, cara, moglie mia bella, tu sai perché io muoio. Tienilo sempre presente a tutti, specialmente alla nostra bambina, il nostro sangue, la nostra vita. Non devi piangere per la mia fine. Io non ho avuto un attimo di rammarico. Vanne a fronte alta. Cara Vincenza mia, ho aspettato tanto per scriverti queste righe. Tanti anni ci ho messo per avere diritto a quello che mi era dovuto, la memoria collettiva. Non c'è stato giorno che io non pensassi a te e alle nostre due figliole. Domenica non ho nemmeno presa tra le braccia. Eppure me lo ricordo ancora bene il tuo pancione e tutta la paura che non ci siamo mai raccontati di non farcela con la seconda bimba, un po' per i soldi, un po' per la guerra. Che meraviglia sentire che le hai dato il nome mio.
Ho avvertito nella pancia quella sensazione di quando non abbiamo avuto da mangiare, ma questa volta mi piaceva. Sei stata moglie fedele e attenta, la migliore madre che le nostre figlie potessero avere. Chissà quanto hai faticato nel crescerle senza di me, ma tu sei stata forte e coraggiosa. In questo eravamo così simili e mai smetterò di ringraziarti. Quanto sono stato orgoglioso di te quando ho saputo del tuo lavoro come bidella presso la scuola Fornelli. Non ti sei mai data per vinta e hai fatto da padre e madre. Quanto sono fiero di te. La voglia di abbracciarti mi mangia, Vincenza mia, anche se non te l'ho detto mai, anche se so che sei arrabbiata. E proprio per questa rabbia da cui voglio liberarti, decido di scriverti, perché hai diritto di sapere. Non ti ho parlato mai. Voglio spiegarti bene quella giornata, voglio spiegarti cosa prova un militante che di fronte alla morte si scopre solo uomo, carne e ossa. L'11 settembre 1943 eravamo a Corato e 8 soldati tedeschi erano giunti con una macchina in piazza Municipio. Non capivo bene cosa dicessero. Tu sai che per me l'italiano è già una lingua difficile. Cosa può saperne un bracciante di paroloni tedeschi? I nemici cercarono di impossessarsi dell'autocorriera che prestava servizio Corato Trani e io quel giorno ero solo un militare convalescente. Avrei potuto guardare quello che succedeva, ma il mio spirito di uomo libero e di italiano mi ha detto altro. All'improvviso la parte tedesca iniziò a sparare raffiche di mitragliatrice e di pistola mitragliatrice. Il solo rumore mi è bastato per capire che avrei perso la vita in quel conflitto. Ma il cuore mi diceva rimani. E sono rimasto. Io, Domenico Leone, ho volutamente prestato aiuto all'arma. Non potevo restarmene nascosto in caserma. Non sarebbe bastata una vita per perdonarmelo. Così decisi di dare la mia. Dovetti e volli farlo. Come avrei potuto restare a guardare immobile i miei compagni, quegli uomini, morirmi di fronte? Non avrei dovuto. E come avrei passato il resto dei miei giorni al fianco tuo e delle nostre figlie, pensando che anche altri padri e mariti stavano perdendo e avevano perso la vita? Come avrei potuto abbracciare le mie figlie senza rimorso, pensando che anche altri bambini avrebbero sofferto la perdita del loro padre? Come avrei abbracciato te, Vincenza, sapendo che altre mogli avrebbero pianto come tu stai piangendo ora e forse piangerai per sempre. E soprattutto, come avrei potuto guardarmi ancora allo specchio, con l'animo macchiato di chi ha visto senza agire, di chi voleva giustizia, ma non ha fatto nulla per ottenerla? Come avrei potuto guardare la mia Corato nelle mani del nemico? Come avreste voi potuto guardare la nostra Italia libera oggi? I carabinieri di Bari, nella loro relazione, scrissero proprio così: in tale occasione veniva ucciso il bracciante Leone Domenico di Savino e fu Tavano Maria, nato a Corato il 6 aprile 1912, che volontariamente aveva voluto prestare valido aiuto all'arma. Voglio che tu sia fiera di me. Voglio che tutti quelli che verranno lo siano. E che portino viva la mia memoria, affinché sia fatta giustizia e libertà sempre. Avrei voluto continuare ad essere padre e marito, ma sarei stato prigioniero della vita stessa se avessi scelto la vita. Sarei stato complice dei nemici, sarei stato un vigliacco, un codardo e non me lo sarei perdonato mai. Non sarei stato l'uomo che oggi tu ricordi stringendo di nascosto agli occhi indiscreti il maglione bucato che indossavo quando hanno raccolto il mio corpo morto e che hai voluto ottenere. Ma oggi, Vincenza mia, dobbiamo festeggiare. Oggi è un gran giorno. Oggi giustizia è stata fatta. Il mio gesto e quello di tanti uomini come me sono diventati memoria, cambiamento per quelli che verranno, per i partigiani e le partigiane del domani. Cara moglie, non ti ho regalato spesso fiori, ma oggi, oggi, tutti i papaveri rossi sono per te. Questo
questo è il fiore del partigiano, che io non sono, ma come lui sono uomo e sono morto per la libertà. La libertà mia, la libertà tua, la libertà nostra, la libera Italia. Alla mia Vincenza, tuo Domenico Leone.